Ciao ciao, oggi faccio aggiornamento del mio progetto di burro cacao da Giro Ciao. Allora, comincio con il prodotto di orgoglio per me. Allora, sono riuscita a finire questo lano Lips al cocco da 10 ml. È un lano Lips buonissimo che ho utilizzato tanto. Principalmente per le labbra, ma gli ultimi sgoccioli sono finiti sui miei gomiti. Quindi questo è un prodotto che io non ricomprerei personalmente perché è molto costoso. È un prodotto che mi è stato regalato dal mio ragazzo, che però non lo ricomprerei perché mi sembra che costi sui 15 euro da Sephora, e poi da Sephora non ci vado mai perché ci sono entrata solo una volta, ho visto i prezzi e sono uscita. Quindi però se vi piace spendere un po' di soldi per il burro cacao e vi piacciono i prodotti non testati sugli animali, l'Anno Lips è la vostra scelta, penso. Poi volevo parlare di un altro prodotto che è questo calendula, balsamo alla calendula di Alverde. Finalmente su questo prodotto vedo un progresso molto molto buono. Quasi 1 cm di prodotto sfruttato e finito questo mese. Lo uso prima di dormire. L'ho portato anche al mare con me. Quindi una volta che è finito questo, ho utilizzato questo alla calendula in sostituzione. Poi, parlando di scrub per le labbra, questo è il lip scrub di Kiko. Questa è la confezione vecchia, mi sembra, perché lo fanno con una confezione diversa adesso, mi sembra. Dovrei provarlo ancora, però lo ricomprerei questo prodotto perché adesso che non ho più chielite, le mie pellicine sulle labbra sono molto più morbide. Quindi con un semplice burro cacao e scrub così riesco a risolvere il problema, cioè lo applico con uno stratterello abbastanza spesso, aspetto che le pellicine si ammorbidiscano e dopo faccio movimenti massaggianti sulle labbra per togliere le pellicine, alla fine si tolgono molto facilmente. Quindi sono molto contenta di questo. Però non so se riuscirò a finire fino alla fine dell'anno, speriamo. E l'ultimo prodotto, ma non per importanza, è la Dolci Labbra alla banana di Alchemilla, che è un prodotto che ha profumo delizioso, molto molto forte. E questo è un prodotto che vorrei utilizzare dopo che finisse questo calendula di Alverde, perché mi sembra un po' più duro lo stick, quindi farò più fatica a finirlo, però alla fine secondo me lo finirò anche a lui. Quindi questi sono i miei progressi, i miei progetti per i prossimi mesi. Sono 3 prodotti rimasti nel mio progetto. Fino alla fine dell'anno spero di finirli tutti. Questo è il mio aggiornamento. Ho avuto un po' più tempo questo mese perché di solito filmavo questo video al 5, adesso è il 14, però comunque nel prossimo mese avrò meno giorni, quindi si eguaglieranno un po' le cose. Poi vi volevo anche un pochino raccontare che quando sono andata al compleanno della mia amica, le ho regalato uno dei miei balsami che avevo nella collezione non aperto. Che era diciamo un doppione di balsamo, avevo il balsamo uguale già nella mia collezione, quindi ho deciso di regalarglielo e le è piaciuto molto perché profumava di rosa. Quindi sono contenta che nella mia collezione di balsami labbra sta scemando piano piano. Grazie molto dell'attenzione e ciao ciao.